discorso sui referendum per riportare il discorso della società italiana proprio sul lavoro, perché cioè, se no ci troviamo come noi, cioè, nel senso vai a lottare per cosa? Nel senso continui a lottare solo per resistere e non guardi avanti, invece dobbiamo riportare il discorso sociale sul lavoro, che tra l'altro è tutelato anche dalla Costituzione, quindi cioè, nel senso facciamola valere questa Costituzione che è già nata dalla Resistenza qualche anno fa. E niente, quindi io volevo dire, ripartiamo da ognuno di noi, quello che può fare senza aspettare gli altri, senza aspettare gli altri, facciamoci promotori noi stessi di riportare il lavoro come base centrale di questo Stato. Partiamo, innanzitutto, partiamo con tutti i nostri conoscenti, eccetera, a ribadire qual è il nostro diritto. Invitiamoli a votare al referendum i due sì e parliamo di lavoro continuamente, cioè nel senso, perché ormai si parla solo di calcio, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo, cioè, si vedono risse in TV che proprio non hanno senso. Noi dobbiamo ritornare a parlare della nostra società, perché purtroppo se non ce ne occupiamo noi della nostra società, non se ne occupa nessuno. Cioè, nel senso, dobbiamo essere promotori noi stessi di come formare la nostra società, o magari riformare. E niente, io non ho niente da aggiungere. Purtroppo volevo solo portare la testimonianza di come si arriva. In che situazioni si può arrivare se si perde il diritto al lavoro? Grazie.